Tonicioli Puviani, trader indipendente. Buon pomeriggio, Tony, e grazie per essere con noi oggi. Buon pomeriggio a tutti, buon giovedì. Bentornato in diretta con noi. Ti chiedo un parere, a che cosa è dovuto questo ottimismo? Perché non ci credo ancora che si tratta del dato del lavoro degli Stati Uniti, ecco. No, i dati vengono interpretati come, cioè, si vedono i movimenti di borsa e poi successivamente si interpretano i dati. Quindi anche un dato bello può diventare, la borsa se va su va bene perché il dato è bello, se va giù perché il dato è bello, e se è brutto e va su perché il dato è brutto, e viceversa. Tutte le ipotesi si fanno un po' dopo, dirlo prima è estremamente difficile. Perché siamo in questa miscela di combinazioni dove effettivamente quella paura che hanno un po' tutti, quella del tapering e della riduzione della politica di alleggerimento quantitativo, o anche quella di una piccola idea di aumentare i tassi, evidentemente è lo spauracchio dei mercati, però in contrasto anche con una situazione di netta ripresa, ma questo era anche prevedibile, crea la miscela e anche la volatilità dei mercati. E quindi abbiamo situazioni come quelle di stamattina, ad esempio, che erano molto negative. Abbiamo visto lo Standard & Poor's addirittura 4.084 punti, il nostro future italiano a 2.480, il DAX negativo per parecchio del tempo. Abbiamo visto il future addirittura a 15.095, quindi negativi, e poi improvvisamente pian pianino si comincia a salire, si comincia a salire, e questo movimento è iniziato verso, direi, mezzogiorno e tre quarti, l'una, e ancora non si è fermato, anzi è stato confermato ulteriormente dall'apertura di Wall Street che è avvenuta circa 35 minuti fa, perché sono le Che 16:05. precisione, che precisione. Abbiamo tutti gli orologi, quindi non credo che ci sia stato un market mover. Ieri abbiamo visto il mercato essere ripreso, probabilmente anche dalle dichiarazioni del signor Bostic, Rafael Bostic della Fed di Atlanta, che ha detto, insomma, che bisogna stare tutti tranquilli perché da qui a fare il tapering passerà molto del tempo. Poi l'altro giorno è stato il vicepresidente Clarida della Fed che ha detto circa le stesse cose, e quindi diciamo che assistiamo alla paura dell'inflazione che hanno gli operatori, ma anche perché c'è stato un dato effettivamente molto forte dell'inflazione, quindi questa grande paura che hanno gli operatori, in contrasto con le smentite degli organi ufficiali della Fed, che vedono ancora lungo tempo, molto lungo tempo, prima di mettere le mani ai tassi, anche perché ricordiamo che la Federal Reserve ha due obiettivi: l'obiettivo, quello del 2% circa, la media dell'inflazione, quindi sarebbe un motivo per spingere la Fed a fare delle politiche più restrittive, ma il secondo obiettivo è quello dell'occupazione, e in questo caso si può dire che la Fed è fortunata perché i dati sulla disoccupazione sono stati brutti, quelli del venerdì del No Farm Payrolls, poi anche alcuni dati sono un po' lasciano delle incertezze. Io adesso ho visto da solo un dato anche alle 14:30, mi sembra, sulla produzione Filadelfia, che non Sì. era un granché. Ecco, quel dato lì alle 14:30, che era 37, si attende 30 e qualche cosa, adesso non 31 e riesco. mezzo, indice manifatturiero Filadelfia. Eh Il 31,5 si aspettava 40, è una bella botta, no? sì. Da quel momento lì, ecco, quello può darsi sia stato un market mover. Si è visto lo Standard & Poor's sbandare 3 punti a sinistra, eravamo intorno ai 4.104-4.107, e poi da lì un'avanzata costante. Allora, questo mi lascia dire, questo dato un po' incertezza, abbia detto bene, bene, bene che c'è un po' di incertezza, è il mercato che vuole comprare perché ha questa boa di sughero che sempre sale, ha cominciato a essere ricomprato. Però voglio ricordare che siamo sempre in un ambito di fortissima volatilità,
Abbiamo visto anche ieri una giornata bruttissima, ripresa per i capelli all'ultimo istante, insomma, dalle dichiarazioni di Bostic della Fed. Abbiamo visto anche oggi invece una partenza forte che magari può essere contrastata da qualche altro. Non dico che si scende in negativi, però magari potremmo vedere ancora delle flessioni e magari anche degli ulteriori recuperi, cioè nel senso che magari adesso potremmo scendere, non so, di un 0,40, 0,30 per poi essere recuperata in finale. Insomma, è veramente quasi impossibile raccontare un intraday che ogni giorno riserva delle sorprese, delle inversioni, direi anche clamorose. Ecco, questo punto era importante. Intanto segnalo ai nostri telespettatori che è iniziata la conferenza stampa di Draghi, la presentazione di DL Sostegni 2. Intanto andiamo a vedere la reazione del mercato obbligazionario, Tony, insieme, perché stiamo vedendo i rendimenti in calo proprio in questi ultimi istanti. Il decennale italiano ad 1,06, addirittura da 1,012 questa mattina, e lo spread tra il BTP e Bund attualmente a 116 punti base, era però a 123. Che cosa è che causa questi ribassi a tuo avviso dei rendimenti? C'è un motivo preciso? Perché comunque, se il motivo del rialzo è il debito pubblico italiano, allora che cosa è che all'improvviso tranquillizza i rendimenti, che naturalmente fa alzare i prezzi? Sì, giustissimo. Direi che però allora, io sto esattamente esaminando quello che lo stavo guardando proprio prima di entrare in trasmissione, e vedo effettivamente che questa è una bellissima notizia per noi italiani. Abbiamo 1,0665 del rendimento del BTP contro l'1,13, uno spread a 117. Se tu però vai a vedere il rendimento, andiamo a vedere, chi vuole vedere il rendimento della Germania, è sostanzialmente identico. Insomma, c'è un anzi, insomma, io guardo i future che mi danno una rappresentazione più sintetica, e vediamo che il future tedesco è negativo rispetto alla chiusura di ieri a 168,79, e quindi conferma il meno 0,10 sostanzialmente, è sostanzialmente il valore di ieri, mentre abbiamo il BTP che guadagna quasi mezzo punto percentuale, che è tanto per le obbligazioni, che sono solitamente molto più tranquilli. Quindi se no, tu mi parli di obbligazioni, adesso do un'occhiata anche agli Stati Uniti, che qualcosa calano nei rendimenti, qualche cosa calano, vedo 1,64 contro l'1,68 di ieri. Ecco, direi che è il movimento italiano di calo dei rendimenti, quindi di aumento dei prezzi, così non ci sbagliamo, calo dei rendimenti e quindi aumento dei prezzi, che è sorprendente finalmente, anche perché stava soffrendo. E questo probabilmente qualcuno ha deciso che l'Italia si stava un po' esagerando, perché abbiamo visto uno spread che è salito fino a 120-122, un rendimento, come hai detto te, insomma, l'Italia siamo, lo rivado a guardare, che voglio dare il dato preciso, sì, ecco, l'Italia che rendeva l'1,12, abbiamo visto un rendimento addirittura 0,7-0,8 poco tempo fa, e quindi c'è stato, secondo me, un improvviso acquisto del pianeta Italia. Probabilmente, magari, questo però non lo so, sono illazioni, probabilmente ci sono delle buone notizie sul fronte della prossima riunione della BCE, che qualcuno vede come potenziale pericolo, perché anche l'inflazione tedesca è altina, e magari i tedeschi o i falchi avrebbero voluto cercare di diminuire il tapering. Ma visto l'andamento di recupero importante anche dell'Italia oggi, più 0,50, insomma, vediamo la Germania molto forte col DAX addirittura 15,3, oltre l'1%, magari c'è un po' di stemperamento, di tranquillità su questo fronte, ma sono illazioni. Diciamo che c'è molta volatilità, Alexandra, quindi quello che dico adesso tra un'ora potrebbe essere smentito, però la notizia è bella: l'Italia ha i suoi BTP che oggi almeno sono comprati. Assolutamente sì. Allora ti leggo due domande, perché poi dobbiamo lasciarti andare un pochettino prima, come d'accordo. E a 10 minuti.
Esatto, intanto Lionello chiede, ciao, domanda a Tony se si aspetta un rimbalzo del dollaro, grazie, e poi ti leggo anche una domanda di Roberto che però riguarda le compagnie aeree come Lufthansa e Air France, se hai un parere su, ecco, su queste due. Ci proviamo, ci proviamo. Io esprimo i miei pareri dal punto di vista fondamentale Certo, nelle sì. news. Non mi chiedete i livelli tecnici perché ci posso provare quando sono azioni che conosco molto bene, come quelle italiane e alcune azioni grandi come Apple o Amazon che conosciamo tutti o le più, o Volkswagen. Questo va bene. Allora, euro-dollaro è molto interessante, euro-dollaro, ma no. No, io lo dico col sorriso perché euro-dollaro è la roba più impronosticabile che esista. È veramente difficile pronosticare euro-dollaro, specialmente da un anno a questa parte, dove vediamo dei balletti incredibili di due o tre figure a sinistra e a destra, improvvisi e senza apparenti motivazioni. Abbiamo visto 1,17 quest'anno, dopo aver visto quasi 1,24, poi abbiamo visto 1,19, adesso siamo verso 1,22. Io provo a spiegare la mia, do solo una spiegazione di analisi. Dunque, il dollaro, perché per me, per un altro, poi è destinato a rimanere in debolezza? Per cui lui mi ha chiesto: Tony, ti aspetti un recupero del dollaro? Oddio, qualche pip, magari 1,21,60, 1,21,70, è chiaro che lo può fare, anche 1,21,5, per carità. Però il dollaro sta vivendo un momento in cui teoricamente deve essere debole. Proprio la massima della debolezza. Ti spiego perché. Perché l'inflazione, questo dato, che poi vedremo il prossimo dato, che ormai mancano 15 giorni o meno, ecco, l'inflazione fa sì che la forza della valuta, che vede il paniere dei beni al consumo che aumentano di prezzo, fanno sì che questa valuta purtroppo debba essere svilita, perché se 100 dollari ti consentivano di comprare 4 prodotti A, B, C, D, da un anno all'altro, se 4 e 2, si prevede che ci vorranno 104,2 dollari, 104 dollari per comprare gli stessi prodotti. E qui ci siamo. Allora dovremo andare a vedere quello che succede se tu mi chiedi euro-dollaro in Europa. In Europa c'è ugualmente l'inflazione, almeno in Germania è importante, in Italia molto meno, abbiamo visto il dato anche lunedì dell'1,1, però quello che conta molto di più è la Germania. C'è un'inflazione, diciamo, del 2, 2,5 mi aspetto, perché la Germania sta tornando forte come economia, quindi avrà inflazione anche la Germania. Ma il differenziale tra una e l'altra è a vantaggio degli Stati Uniti, quindi a parità di azioni delle banche centrali. Il rapporto, il dollaro dovrebbe lentamente svilirsi di un 1% in un anno, per cui per questa maggiore debolezza dell'inflazione. In più, aggiungo io, le politiche, il coordinamento delle politiche della Fed, tra le varie Fed, dei vari stati, sappiamo che c'è la Fed di Atlanta, quella della California, quella di New York, quella della Florida, e ce ne sono tantissimi, è molto più facile da organizzarsi e sembra dalle dichiarazioni che fanno che vogliano veramente mantenere una politica accomodante e questo fa a sfavore del dollaro, perché in Germania o in Europa abbiamo un po' meno di inflazione e forse un coordinamento inferiore, c'è qualche falco in più nel cercare di svilire l'euro. E quindi è una mia idea personale, te la dico chiaramente, nella mia visione da fondamentalista rimarrei più fiducioso di un 1,24, non tanto di più, perché nessuno vuole più di 1,24, 1,23,5 da qui a qualche periodo. E questa è la mia view, però ovviamente sono mille i fattori che possono cambiare in ogni istante, possono arrivare dati magari clamorosi dell'inflazione americana che diventa del 2%, questo farebbe comodissimo alle borse e magari anche alla forza del dollaro. Oltre a questo che ti ho spiegato, non so dire, però io sarei più per il long.
Ottimo. Allora velocemente un commento, se riesci, naturalmente, per quanto concerne, ecco, la domanda di Roberto, se pensi che le compagnie aeree come Lufthansa e Air France, tecnicamente fallite e sostenute dallo Stato, potrebbero far bene e vale la pena, ecco, investire. Ma io direi di sì, perché abbiamo già visto anche i movimenti di mercato che ha scontato un po' dei grandi aiuti e ha scontato anche la ripresa di tutto. Per cui i prezzi non sono più regalati. Quindi chi ha avuto questa idea all'inizio, tipo, ecco, se l'avevi aprile dell'anno scorso o addirittura marzo, si facevano degli affari incredibili. Il mercato ha già scontato, però io personalmente, poi c'è stato anche il giusto ritracciamento. Io tuttavia sono abbastanza convinto che questo settore avrà delle soddisfazioni maggiori di quelle che sono le aspettative, quindi il mercato potrebbe tornare a premiarle senza aspettarsi tantissima roba, per cui sono moderatamente positivo sulle compagnie aeree. Ottimo, grazie mille, come sempre, Tony Ciolipuviani, estremo piacere averti con noi in diretta. Buon proseguimento e ci risentiremo settimana prossima. Certo, Se mi chiamerete sarò qui presente. Ciao come Alexandra, sempre, questo è chiaro. Buon grazie, ciao. divertimento! Grazie.